Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati. Nuovo video sull'arte della rubrica Artista a tempo pieno. Oggi vi vorrei parlare su come si possa riuscire a vivere con la pittura, che è una domanda che mi è stata posta nei commenti, nei vostri commenti, e quindi mi sono sentita anche di fare un video per così potessi rispondere non soltanto alla persona interessata, ma un po' a tutti. Così da condividerlo un po' con tutti voi e fare comunque dare delle informazioni un po' più ampie, quindi più risolutive sulla questione. Allora, si può vivere di pittura? Sì, cioè senza essere artisti che lavorano in una grande galleria? Sì, o senza lavorare su internet, anzi soprattutto senza lavorare su internet? Sì, si può fare. Ovviamente sarà un lavoro come tutti gli altri, si andrà a lavorare più come artisti locali e ragazzi, non è che voi vi arricchirete, sarete ricchi perché siete artisti e lavorate e vivete della vostra arte, no, cioè farete un tipo di vita dignitosa, ok, guadagnerete come qualsiasi altro lavoro, però farete appunto il mestiere insomma che più vi aggrada. Non necessariamente chi lavora nelle grandi gallerie ha dei grandi guadagni. E vi dico brevemente quali sono i punti che voi dovete fare per vivere, per campare di pittura, ok? In modo dignitoso, senza essere artisti quotati e compagnia cose strane, o avere un grande seguito su internet e compagnia bella, no? Vanno fatte determinate cose nel modo giusto. Questo mestiere, più di ogni altro mestiere, è importante la credibilità, quindi la vostra bravura, il vostro merito e la visibilità. Queste sono due cose importanti. Se voi avete un livello un po' scarsino con la tecnica, ok, difficilmente lavorerete. Io parlo. Allora, i consigli che vi do per lavorare non sono consigli per lavorare su internet, assolutissimamente. No. Dovete avere, e comunque per lavorare dovete avere un certo tipo di livello, ok? Ci deve essere un certo tipo di impegno, un tipo di formazione. Io sconsiglio, perché ovviamente diventate matti, sconsiglio di studiare e però iniziare una carriera contemporaneamente, perché il tempo per lo studio è un tempo in cui voi ci dovete dedicare, un tempo della vostra vita che voi vi ci dovete dedicare con impegno, e vi risulterà essere difficile avviare contemporaneamente un'attività lavorativa con lo studio, ok? È un po' complicato. Quindi io lo sconsiglio. Io parto dal presupposto che voi già abbiate un livello alto professionale e mentre studiate ve ne accorgete che iniziate anche a già vendere, iniziano a chiedere delle commissioni perché il vostro livello sta diventando più alto, no? Ve ne accorgete anche da questo. Ho fatto un video pure su questa cosa, dilettante o professionista, non so del genere al titolo. Quello che dovete fare è farvi conoscere nella vostra città e nei paesi limitrofi. Io vengo da una provincia, che è una città importante, una grande città, una provincia insomma, ma non vuol dire niente, perché ci sono delle buone possibilità di lavorare e vendere con l'arte quando il proprio anche paesino piccolo è un paese casomai turistico, in cui c'è un fermento culturale e c'è uno sviluppo economico. Questi sono tutti fattori che porteranno anche in un paesino piccolo ad avere più possibilità di crescita anche economica, pure per te, insomma, artisticamente. Quindi non necessariamente uno per lavorare deve andare come artista, deve andare nelle grandi città. Ovviamente lì è praticamente garantito, perché ci sono dei fermenti culturali, no? Si fanno eventi artistici e culturali, quindi dove c'è questo c'è poi interesse all'acquisto, quindi puoi lavorare tranquillamente. Dove invece in un paese che anche comunque è sperduto, non è turistico, non c'è sta un'anima e comunque non c'è nessun tipo di fermento culturale, non c'è una crescita economica, casomai tutti se ne stanno andando via da quel paese, è lì un po' più difficile che puoi lavorare, no?
ovviamente come artista, ma che fare qualsiasi altro tipo di mestiere. Però ci sono dei paesi, ad esempio, nei paesi dove vivo io, la mia città, anche se è di provincia, come posso dire, ha un certo fermento comunque artistico culturale. Infatti, nella mia città ci sono vari pittori che vivono di pittura, artisti locali che vivono con la loro pittura, mantengono la famiglia con la loro pittura. Vi ripeto, non è che si arricchiscono, ok? Fanno una vita dignitosa e quindi vivono della propria arte. Nella mia città, anche se è di provincia, comunque ha una realtà artistico-culturale diciamo, abbastanza importante. Ma ci sono dei paesi vicino da me, più piccoli nella mia città, nei paesini, che però sono turistici. E lì ci sono molti eventi culturali, molte mostre, concerti, no? Convegni, artistica e culturale, e lì si vende pure di più, no? Rispetto a dove abito io. Quindi dovete far caso anche a queste cose, insomma, queste sono utili, rientrano nel mercato, no? Il mercato, quando fai un'indagine di mercato anche per vendere, quindi per lavorare. C'è anche questo, cioè il posto sta in uno sviluppo economico, anche se è piccolo, c'è un fermento artistico-culturale? Se sì, là c'è il potenziale, no? Ovviamente per poter vendere di più e lavorarci, questo è ovvio, perlomeno per me è ovvio. Io mi sono ritrovata, prima di ammalarmi, perché questa è pure anche una cosa che mi è capitata, io ho iniziato a stare male, avere una malattia, che poi dopo 10 anni sono riuscita a diagnosticarla. Questa cosa la dico perché è importante pure non per raccontarmi i fatti miei, ma diciamo sono un esempio su determinate cose che vorrei farvi capire. Dopo 10 anni hanno diagnosticato la mia malattia, quindi 2 anni fa. E questi 2 anni che finalmente so che malattia ho, diciamo, mi sono rimessa in piedi, ho la fibromialgia, è una malattia del sistema immunitario che se non curata degenera e ti porta a delle gravi invalidità. Calcolate che mi sono ritrovata 2 anni tra alti e bassi a stare allettata. Poi mi sono ritrovata anche a stare per breve tempo, quindi parlo di giornate, però sulla sedia a rotelle perché non mi muovevo più, ti invalida tantissimo, no? Se non sai, se non te la diagnostica non te la possono curare. Comunque alla fine finalmente hanno capito, no? Il mio tipo di malattia, sono 2 anni che mi sto curando, però non è che io mi sono ripresa subito. Dopo 2 anni mi sto quasi riprendendo adesso perché più una malattia, questo vale per tutte le malattie, cronicizza, cioè passa il tempo e non la curi, quindi peggiora, cronicizza, e più dopo quando trovano la cura e quindi ti curi ci vuole più tempo, giustamente, no? Per riprendere. Quindi sto in una fase. Questo lo dico perché nel momento in cui mi è venuta la malattia, questa purtroppo, il discorso della malattia è una cosa che non la augura nessuno. Però può succedere nella vita di un artista che si ammala, anche la storia dell'arte è piena di queste cose, ok? Perché fa parte della Sì, vita. Poi può succedere questa cosa. Tu come artista, quando hai un problema di salute, per te è un vero problema, perché non hai nessun datore di lavoro, non lavori con un datore di lavoro, sei un imprenditore. Per questo sto facendo il mio esempio che a me però è successa una cosa abbastanza importante perché 10 anni più 2 sono 12 anni, io arranco, ultimamente sto iniziando a disegnare, a dipingere, ma queste cose determinano molto la produttività, no? La tua produzione, il tuo lavoro e tutto. Lo dico perché appunto uno deve sapere, capire che se tu vuoi lavorare come pittore, devi costruirti delle sicurezze perché non lo puoi sapere, la vita è la vita, ok? Non hai delle sicurezze, non è che c'hai come qualsiasi tipo di lavoro, le ferie pagate o la malattia, queste cose, cioè scordatelo, ok? Quindi devi trovare sempre dei modi, degli escamotage per avere delle sicurezze. Per questo dico in più. Uno può pensare dopo a internet perché lì puoi trovare delle sicurezze che puoi creare delle rendite, delle forme di lavoro che ti creano delle rendite che
ti possono dare delle sicurezze, però devi imparare a lavorare nella vita reale. Ci sono molte insicurezze in questo lavoro, e quindi lavori bene quando sei in salute. Se ti dovesse capitare, ma qualsiasi cosa, comunque non riesci a lavorare per la salute, diventa un problema perché poi i soldi finiscono, okay? Gli risparmi finiscono, ti devi far aiutare. È successo a me. Allora, prima che comunque mi capitasse questa cosa della malattia, io non avevo aperto la partita IVA, non riuscii ad aprirla perché poi mi sono ammalata, quindi non ci sono più riuscita, ma stavo per aprire la partita IVA perché mi stava andando bene. Io non avevo la partita IVA, non facevo assolutissimamente pubblicità, investimenti per pubblicità, niente, perché se non hai la partita IVA queste cose non le puoi fare. Io lavoravo occasionalmente. Significa che io per occasione non capitava, se capitava lavoravo e guardate, veramente a di tanto lavoravo 10 ore al mese per quelle attività che mi portavano soldi, ok? Ma se ci arrivavo, arrivavo a 10 ore al mese e guadagnavo mediamente a volte 600 euro. A volte 700, a volte 800, non era mai uguale ovviamente perché capitavano le cose, mi contattavano, io non facevo pubblicità di niente e queste erano bene o male le mie entrate. Tant'è che ho iniziato a pensare, vabbè, senza la partita IVA, senza fare pubblicità, senza fare niente, ma soltanto comunque facendo mostre e varie altre attività, mi conoscono, vedono comunque il mio livello e piaccio, riesco a lavorare, figurati se apro la partita IVA, faccio la pubblicità, faccio, no? Faccio un'attività, insomma, un'attività. Mi andrà bene. E invece poi non ci sono riuscita perché, vabbè, la vita è andata così per me e adesso dovrò iniziare tutto da capo praticamente. Infatti vorrei iniziare a fare le mostre perché la cosa fondamentale per lavorare, appunto, è la bravura, quindi per merito lavori. Non è perché sei conosciuto, sei figo, perché quello che fai ha un valore tecnico, ha un valore artistico, ha un valore di contenuto, allora viene riconosciuto il tuo talento, quindi per merito si lavora e poi perché ci vuole la visibilità, devi fare queste benedette mostre. Quindi queste due cose hai bisogno, un certo tipo di livello e la visibilità. Vi ho fatto due video in cui parlo delle mostre. La mostra al bar, che di solito quelle che si fanno, quelle più commerciali, che io vi ho detto, quelle vanno collegate alle mostre culturali. Cioè, voi dovete fare le mostre culturali. Dopo, insieme, per corollaio, ok? Quelle al bar. Ma sono importanti le mostre culturali. Vi ho già spiegato quali sono i meccanismi di vendita per questi due tipi di mostre. Ed è molto importante lavorare con le mostre culturali perché se tu fai arte, quello fai cultura, Ma ok? Le mostre culturali sono importanti perché vi fanno conoscere. Dovete iniziare con le mostre collettive e quando siete pronti, quando ve lo potete permettere, potete fare le mostre personali. Quando vi potete permettere di fare le mostre personali? Quando siete conosciuti. La vostra città, nelle città, insomma, nel vostro territorio, comuni limitrofi di provincia, e quindi siete conosciuti e iniziate a vendere. Allora vi potete permettere di fare una personale. E questo è un punto importante per voi, perché sta a indicare al fatto che state iniziando a lavorare bene, insomma, ok? È più facile però, per arrivare a questo, è più facile fare mostre collettive, prima di fare la personale, fare le collettive, quindi con altri artisti, se siete allievi di qualcuno. Se invece non siete allievi di qualcuno, è più difficile fare le mostre collettive. Questa è una realtà di fatto, però è importante che la sappiate pure per gestirvi. Se voi iniziate a fare le mostre culturali, fate le collettive, quindi con altri colleghi artisti, no? Casomai o dalla vostra città o dei comuni limitrofi, vedete che nella vostra città non c'è tutto sto giro, sto movimento, no? Però vedete che a pochi chilometri un altro comune, anche più piccolo, però più turistico, insomma, vi ho detto queste cose, lo frequentate di più, conoscete anche altri artisti, fate le mostre lì.
Bene, è più difficile emergere, farsi conoscere se non sei allievo di qualcuno. Perché? Perché l'artista locale che è già conosciuto, che ha già fatto tutto il suo percorso, le sue mosse, tutto quanto, ha un suo prestigio. Sa lavorare con le mosse, quindi io consiglio che vi do, cercate quindi un maestro per fare, per essere suoi allievi e anche comunque per fare le mostre, no? Perché è molto più facile fare le mostre, avere più risonanza, ma voi riuscite a capire molto meglio com'è questo mestiere, ok? Ve lo dico. Rispetto che se siate state da Che le soli. persone andranno alla mostra vedendo qual è la scuola di questo maestro, già c'ha un suo prestigio, un suo nome. Per vedere anche quali sono i suoi eredi. Appunto, la scuola di questo maestro, vediamo i suoi allievi, chi può continuare il suo stile, il suo pensiero pittorico, queste cose così. Quindi c'è un interesse a venire a vedere. Se invece fa una mostra collettiva, che tu non sei nessuno, amico tuo non è nessuno, altro amico tuo non è nessuno, verranno gli amici e i parenti, ok? Avrà pure poca risonanza. Lo puoi fare, ovviamente, ma è più difficile. Inoltre, Inoltre, è anche più semplice ottenere, come posso dire, dei finanziamenti comunali, perché diciamo, c'è già un maestro, un artista che già fa cose con il comune e quindi risulterà essere più semplice, ottenere anche dei finanziamenti comunali. Non è che sono garantiti, perché poi il comune quello non è che c'ha tutti questi soldi. Un budget, cioè di tanto non è che potete ottenere questi finanziamenti, però ovviamente è un artista conosciuto pure del comune, casomai collabora pure col comune, quindi è importante, è più facile avere visibilità, avere finanziamenti, avere più credibilità e avere più facilmente anche dei contatti giusti. perché È un ambiente più giusto, più indicato per voi perché possono apprezzare meglio quello che fate e sono stimolanti, no? È un ambiente che vi può stimolare nel vostro percorso, nella vostra carriera poi quello artistica. che vi consiglio io è comunque di non fare le cose da soli, ok? Ma di farvi aiutare da un maestro, cercatevi un maestro, questo lo dico sempre. È importante capire che un bravo maestro, ripeto sempre questa cosa, fino alla nausea, così no? Uno la impara. Un bravo maestro è un artista locale, è una persona che fa questo di mestiere, non lo fa come secondo lavoro, non lo fa per hobby, non è il cosiddetto artista della domenica, no? Il pittore della domenica, cioè quello che fa l'estemporanea e basta. Che quello lo fai per passione, non ci sta niente di male, eh? Però se dovete prendere delle guide, no, dei punti di riferimento, dei mentori, diventano poi dei mentori, dovete andare da chi lo fa di professione. Ce ne sono parecchi, per esempio nella mia città che è di provincia, però c'è un movimento, ci sono parecchi pittori così, che poi lavorano anche su commissioni, hanno delle commissioni comunali, gli vengono anche affidate, le opere pubbliche. Allora, come gli vengono affidate le opere pubbliche a questi artisti? A me non è capitato perché poi se non avessi avuto la malattia probabilmente mi sarei mossa pure meglio, poteva pure capitarmi perché non è una cosa che decidi tu, eh. Però se tu fai le mostre culturali, chiedi finanziamenti al comune e poi c'hai una rappresentanza, no? Comunale della zona nella mostra, questo è importante perché il comune sa che ci stanno degli artisti, quali sono gli artisti della sua città. Quindi quando deve fare qualche opera pubblica, andrà a chiamare ovviamente gli artisti che conosce, che ha anche rappresentato, che ha finanziato. E così si ottengono le commissioni per le opere pubbliche. Non è che sei tu che vai a chiedere, comunque. È il comune che fa anche dei bandi di concorso, che fa, e quindi seleziona, può scegliere. No, un artista e dire guarda, questa piazza, questa chiesa, questo palazzo, no? Fai determinate cose, quindi e richiedono delle opere pubbliche. Capita così. Perché? Perché fate le mostre culturali, come vi ho già spiegato. Fate le mostre culturali in più quelle commerciali, quindi al bar pure, questo vi aiuta a lavorare.
ma vi aiuta pure a vivervi questo lavoro in un modo più stimolante, creativo, allegro, felice, che sinceramente su internet queste cose insomma non è che le potete fare, ok? Anche. E comunque valorizzate anche il vostro territorio, che insomma non è una cosa brutta, è una cosa bella da fare, insomma, vi sentite pure utili alla comunità, eh? Quindi io quello che vi dico, per lavorare appunto con la pittura ci vogliono queste due componenti. La bravura, ragazzi, non potete pretendere di lavorare con queste cose se non siete a un livello professionale con la tecnica. La tecnica non è soltanto la tecnica, ma anche la tecnica espressiva, ok? Tramite la tecnica poi voi dovete esprimere determinate cose, cioè non potete pretendere di lavorare se non avete un buon livello, un alto livello, ok? Un alto livello, eccellente, un 10, da 0 a 10, un 10, il famoso 10. Dovete partire da lì, questo ve lo devo dire, ma devo essere Se onesta. tu Fai la mostra con dei pezzi che non sono all'altezza, tu stai esponendo, ti stai esponendo pure tu come persona, come artista, stai esponendo la tua arte, non solo i tuoi quadri. Esporre i quadri non è solo esporre i quadri, ma la tua poetica, la tua arte, te stesso, tutto. E metti dei pezzi che insomma non sono un granché, ma che messaggio dai? No? Dice, vabbè, sto artista ancora si deve fare, non hai tutta questa credibilità. La credibilità la ottieni pure con la bravura, no? Col talento, insomma, con l'impegno, no? Di avere un certo tipo di livello. Se invece tu fai dei quadri che sono all'altezza, ovviamente ti cercheranno le persone. Allora, io senza la partita IVA, senza fare pubblicità, a me cercavano le persone. C'era il passaparola. Erano i clienti che venivano da me, io non li cercavo. Questo lo ottieni quando ti sai muovere bene, cioè quando sei serio, perché questo atteggiamento è un atteggiamento di chi è serio. Se tu, non so, ve l'ho già detta e ve la ripeto, se tu nella vita fai le cose nel modo serio, nel modo giusto, come possono andare, bene o male? Possono andare solo che bene, no? Quindi voi comportatevi in un modo serio, una professione. Ci vuole serietà. Se voi, tra l'altro, vi fate seguire da un maestro, fate le mostre con un maestro, è completamente diverso. Questa è un'altra cosa che prima non ho detto, arrivo adesso, appunto. È diverso da fare da soli, perché la scelta dei pezzi. Il maestro ti sa dire se quel pezzo è da esporre oppure no. Casomai per te è fatto bene, e casomai per te esprime determinate cose, insomma. E vuoi metterlo, invece il maestro gli dice: guarda, questo lascia perdere, metti quest'altro, perché lui, proprio perché c'ha esperienza e conosce il territorio, ti sa dire: guarda, questo tipo di... c'ha l'occhio lungo, avendo l'esperienza, ha l'occhio lungo il maestro, e ti dice: guarda, con questi pezzi qua tu puoi raccontare meglio in realtà quello che sei come artista, e poi puoi venderli anche meglio. Perché sa come sono le persone, sa com'è il mercato della zona, e quindi sa quali sono le cose che vanno di più, le cose che vanno meno. Ti sa proprio indirizzare, ti sa guidare. Se tu vai alla mostra con altri amici tuoi, comunque sì, un po' per conto tuo, ma senza una guida, queste cose le imparerai dopo. Cioè, con l'esperienza, quindi sbagliando, ovviamente, ci arriverai, però insomma, dopo un bel po' di tempo. E invece il maestro che già ha esperienza ti può ovviamente consigliare e indicare meglio. Le cose facciamole con giudizio. Facciamo le cose, cerchiamo di fare le cose, ecco, in modo adeguato, serio. Se è professionale ci vuole una serietà proprio negli intenti, e bisogna cercare persone altrettanto professionali e serie per fare questo mestiere. Quindi, se uno fa tutte queste cose, riesce a viverci, insomma, con la pittura. Allora, io vi sto dicendo che appunto è importante la credibilità, queste due cose, e la visibilità, no? La credibilità quindi nella bravura della tecnica, e la visibilità con le mostre.
però non vorrei nemmeno che passasse il messaggio che un pittore campi esclusivamente con la vendita dei quadri tramite mostre. Assolutissimamente no, anche perché c'è tutto un iter. Quando si inizia a fare le mostre non si vende perché non siete conosciuti. Facendo mostre voi iniziate ad essere sempre più conosciuti e quindi nell'ambiente e quindi poi più siete conosciuti e più vi contattano, vogliono comprare anche le vostre cose. Quindi è una cosa che si costruisce. Non potete pensare faccio la mostra, vendo. No, dovete costruire. No, questo E percorso. E poi comunque il pittore non è che campa soltanto con la vendita dei quadri con le mostre. Fate conto, a un certo punto l'idea è questo, insomma, in soldoni. Si iniziano con le mostre collettive, anche essendo allievi di. Poi dopo si procede facendo delle mostre collettive, sì, ma casomai con degli artisti che già fanno delle personali. Sempre io parlo di artisti del luogo, eh. E poi dopo, quello è già uno scalino di più, un gradino di più, no? Perché stai a un livello di chi già è conosciuto e si è, diciamo, affermato nel contesto territoriale, no? Quindi stai a un certo livello e di solito anche quando riesci a fare le mostre con altri artisti che fanno personali, conosciuti, ovviamente tendi anche a vendere un po' di più. Poi fai le personali le fai appunto quando te le puoi permettere, cioè quando sei conosciuto e già vendi. E quindi puoi fare, ecco, quando inizi a fare le personali, comunque sia, tu sei un artista che fa mostre e vende quando fa le mostre. Ma voi non dovete pensare che, per esempio, esponi 20 pezzi per una mostra, quello è insomma il minimo sindacabile, e le vendi tutte e 20. Magari, cioè, non funziona così. Cioè, quando vendi quei 4-5 pezzi, quando ti dice bene, fai più mostre, ma non è che vendi qualsiasi cosa tu faccia, non funziona così. Sulle prime farete più che altro i Lavoro. commerciali, che di solito sono due. Erano pure le cose che facevo io, senza partita IVA, comunque mi davano delle entrate. Appunto, ho detto, non lavoravo più di 10 ore, ma manco ci arrivavo a 10 ore al mese. Facevo un corso e comunque breve, un'associazione culturale, e poi avevo qualche commissione con i ritratti. Quindi le due entrate sicure, che poi vengono più viste anche come lavori più commerciali, sono questi: tenere corsi e poi avere delle commissioni. O ritratti, facevo più che altro ritratti, sempre fatto ritratti, ma mi sono capitate anche commissioni di copie d'autore, non falsi d'autore, ma copie d'autore. C'è chi è paesaggista, gli commissionano anche i paesaggi e così via. Comunque, commissioni artistiche. Quindi, sulle prime voi farete indubbiamente le commissioni, come siano siano. Lavorerete su commissione, che appunto è lavoro più commerciale e che ti dà sicurezza, perché un conto è fare una mostra e forse vendi quei 2-3 quadri su 20, e un conto è lavorare su commissione, che io ho il 100% della garanzia che ho un guadagno, per quello è commissionato, io lavoro perché già è venduto quel quadro. Quindi al 100% io ho la sicurezza del guadagno, è già venduto, no? Quindi le sicurezze voi le ottenete di più, quindi delle entrate sicure le ottenete di più facendo le commissioni. I corsi sono una cosa a parte perché non tutti sono portati a insegnare. L'insegnamento è una missione, una vocazione, cioè non è semplicemente organizzare le cose, le informazioni e poi darle e casomai correggere, no, l'allievo. No, perché tu ti prendi un impegno con quella persona. Negli anni la curi la sua formazione, quindi la segui. Se tu non c'hai la vocazione a insegnare, dopo un po' non ti regge più, diventa una cosa troppo faticosa insegnare, anche se è una fonte di guadagno sicura, che ripeto,
facendola in presenza non ti arricchisci, perché non è che tu puoi stare appresso a tante persone come una classe, no? Oppure lavori, fai le lezioni private, sei una persona soltanto, forse al massimo due, no? Quindi non è che c'è tutto questo bacino d'utenza grande, no? Che puoi fare, chissà a quante persone puoi insegnare, quindi non è che ti arricchisci. Non ti arricchisci facendo i corsi in presenza. Poi se li fai online è diverso perché il numero degli allievi può essere molto più grande, tanto non li devi seguire. Ok. Quindi lì ci può essere un guadagno maggiore. Ma facendo i corsi in presenza, tu, vi ripeto, non è che diventate ricchi. Certo è una sicurezza economica, però se tu ti basi solo su questo, cioè li fai soltanto perché è una sicurezza economica, io ve lo dico, potreste trovarvi male perché è un impegno, ok? Insegnare lo devi fare perché ci deve essere una motivazione dietro, altrimenti dopo un po' rinunci, non è una cosa per te. Difatti non tutti gli artisti insegnano, eh? Non è una cosa automatica. È una cosa che la fai soltanto se hai delle forti motivazioni. Poi ovviamente economicamente ti dà anche delle sicurezze e ben venga, però non è una cosa che insomma possono fare tutti, insomma, non sono tutti portati all'insegnamento. Le commissioni comunque sono le cose che voi andrete a fare di più, specie agli inizi, ok? E che appunto è quel lavoro più commerciale, no? Fai un'arte un po' più commerciale, però ti serve per vivere perché hai delle sicurezze. E dopo più andrai avanti e sarai conosciuto, ti potrai permettere di fare delle personali, tu la puoi pure fare una personale, non ci viene nessuno, non sei conosciuto, non ci viene nessuno, non vendi niente, cioè la puoi pure fare, non ti serve. La fai nel momento in cui sei pronto, pronta a questa cosa, quindi che sei già conosciuto, quindi passano un po' di anni. Ok? Nel frattempo che passano questi anni, tu lavori ovviamente su commissione. Puoi aprire partita IVA, farlo pure senza partita IVA. Senza partita IVA non puoi fare pubblicità, cose, puoi mettere dei volantini nelle bacheche. Ecco, quello sì, lo puoi fare. Tu farai comunque le commissioni, potrai chiedere a delle gallerie locali perché fanno più cose di servizi di questo tipo, no? Puoi chiedere a qualche galleria locale se serve un ritrattista, no? E quindi tramite la galleria lavorare con i ritratti, per esempio, o delle copie d'autore, no? Che chiedono anche delle copie d'autore. Bene o male, si lavora con queste cose. E poi dopo, ecco, seppure vi capitano delle commissioni, ma questo ragazzi, dopo passano gli anni, no? Vi fate pure vecchi, posso dire. Cioè diventate pure adulti, e se iniziate da ragazzi, insomma, da giovani, passa veramente un po' prima che anche il comune ti noti, ti riconosca, la comunità ti riconosca come artista del territorio e poi ti possa affidare anche delle commissioni delle opere pubbliche. E comunque non è che tutti gli artisti della mia città hanno avuto la possibilità di fare commissioni con le opere pubbliche. Qualcuno, che poi non è che sono tutte, no, comunque è sempre una provincia, non è che puoi fare, insomma, chissà quanto budget c'è, insomma, che puoi fare queste cose. Le hanno fatte qualcuna e non tutti gli artisti hanno partecipato, ok? Hanno chiamato. Quindi soltanto qualcuno poi fa queste cose. Mi sembra anche giusto chiarirlo perché uno pensa faccio così e poi dopo mi chiederanno le opere pubbliche. No, qualcuno, soltanto a qualcuno insomma viene richiesto, però ci sta anche questo. In più poi facendo sempre le mostre che i primi anni, i primi mesi o anche i primi anni non è che vendete per sbaglio comunque, cioè venderete qualche cosa, dovete sapere dare bene i prezzi, adesso dovrei fare un altro video e raccontare queste storie. E quindi sulle prime voi lavorerete sulle commissioni soprattutto, ma quello poi sempre. E più sarete conosciuti e quindi venderete anche voi poi i vostri pezzi. Quindi bene o male, questo è. Se avete pure la vocazione di fare l'insegnante, farete anche dei corsi, quella è una cosa ancora in più. Ma bene o male, queste sono le cose che si fanno quando si lavora, si vive
no? Si vive con la propria arte. E poi comunque va detto che tutti i pittori che lavorano poi nella mia città, compresa me, insomma, quando potevo lavorare con un po' più di forza fisica, le mostre ce le siamo sempre organizzate tra di noi, cioè nel senso non è che tu chiedi a qualcuno di organizzarti una mostra, no, è il pittore che sa organizzare le mostre, quindi tu oltre ad essere pittore devi essere anche un bravo organizzatore delle mostre, perché sei tu che vai a chiedere la domanda al comune per il finanziamento o per casomai alcuni spazi comunali per poter esporre, sei tu che cerchi la location o parli col direttore di un museo, no, per esempio, locale, un museo civico. Sei sempre tu che chiedi, vai nei negozi e chiedi preventivi per le varie spese, cioè sei tu che ti organizzi la mostra. Non è che qualcun altro lo organizza per te, ok? Sei tu che sai quali sono i costi, insomma, della mostra, sei tu che devi essere in grado di organizzartela la mostra. A grandi linee penso di avervi detto praticamente tutto quello che è più importante e necessario, però ecco, ribadisco il concetto che le cose vanno costruite. Non potete pensare di iniziare questo mestiere e fate le mostre e vendete subito, cose di questo tipo. No, le cose vanno costruite, vi dovete comunque far conoscere. Quelle sono le due cose fondamentali. La bravura e dovete farvi conoscere e piano piano le cose, no, si costruiscono. È un lavoro che riguarda molto anche la comunità, la città dove lavorate. Siete artisti locali e quindi la comunità vi riconoscerà poi come artisti e quindi come tali poi piano piano col tempo voi riuscite a viverci insomma di questo mestiere. Sulle prime lavorerete più in modo commerciale e poco a livello artistico, insomma, d'autore, e invece più vai avanti, più poi diventa il contrario, più inizierai a lavorare finalmente su molto di più sui tuoi pezzi, anche a venderli anche abbastanza bene. Vuol dire che insomma sei consolidato come artista, ma si costruisce questa cosa, è un punto d'arrivo, ecco, non è che subito è così. Però a un certo punto se lavori bene in modo serio ci arrivi e poi dopo ecco, lavorerai più su cose, su pezzi tuoi, li venderai e farai anche delle cose commerciali, quindi un po' si capovolge la situazione. Però è una cosa che ci arrivi col tempo. Io per esempio non ci sono arrivata perché è arrivata la malattia, pa, mi ha abbastanza massacrato in tanti sensi. Cioè, la galleria può essere una garanzia, una sicurezza, ma anche no, perché dipende molto dai contratti, tante cose, no? A volte può accadere che uno agli inizi accetta dei contratti che però non sono così vantaggiosi, poi si trova male, alla fine i contratti terminano per tanti motivi, vengono chiusi per tanti motivi i contratti. Questa fuga, no, dalle gallerie vanno tutti su internet perché comunque vedono un po' più di sicurezze, no? Hanno capito, hanno visto che puoi comunque avere delle rendite, cioè delle entrate passive anche con i corsi, che sono diventato insegnante ultimamente, no? Però vabbè, è una vocazione quella, dopo un po'. Se non sei portato a fare una cosa, rinuncia, diventa veramente, è un impegno fare queste cose. Però è normale che poi, ecco, gli artisti si siano spostati di più su internet perché il lavoro digitale, così lo smart working ha dei vantaggi, ha anche dei svantaggi notevoli, ma anche dei vantaggi. Però ecco, se uno fa entrambe le cose, cioè prima lavora, no? Nella realtà, e in più fa delle cose su internet, non è male perché comunque anche lì ti crei delle sicurezze. Ok, ragazzi, ho parlato parecchio, questo video termina qui. Come al solito vi dico sempre, a me fa piacerissimo chiacchierare con voi nei commenti, quindi insomma, se volete scrivetemi, ci mettiamo a chiacchierare un po', continuiamo il discorso poi giù nei commentini. E niente, spero che questo video vi sia utile, come al solito io faccio sempre i video per voi, mi penso per voi, cerco di esservi utile, di darvi dei punti di riferimento, insomma, per potervi muovere al meglio, insomma. Mi metto a disposizione con quello che so e con la mia esperienza. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!